rocche e fortificazioni, una delle bellezze del territorio della Mediavalle e della Garfagnana. Tutte rimesse a nuovo grazie a un importante investimento legato alla convenzione firmata tra Arcus Spa, società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, costituita nel 2004 con atto del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Unione dei Comuni della Mediavalle e della Garfagnana, la provincia di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Una convenzione firmata il 10 marzo scorso e che dà il via alla seconda fase dei restauri delle rocche e delle fortificazioni della zona per un totale di 450.000 euro. Interventi riguarderanno il borgo di Isola Santa Accaregine, quello di Bergiola a Minucciano e per la fortezza di Montalfonso a Castelnuovo Garfagnana e ancora la riqualificazione della Rocca del Bargiglio a Borgo Ammozzano, dei borghi di Coreglian Telminelli e Ghibizzano Castello e i ponti di Fabbriche di Vallico. Una sorta di via delle rocche e tra le rocche, un piano di restauro, nato nel 2008, che coinvolge 17 comuni, prevedendo interventi su 20 antiche fortezze militari con l'obiettivo di creare un bacino culturale in grado di attirare turismo nazionale e internazionale. Allora, siamo con il dottor Ettore Pietrabissa, direttore generale di Arcus SPA. La partecipazione di Arcus nella valorizzazione e nel recupero dei beni culturali non è certo una novità. Oggi verrà sottoscritta un'importante convenzione con cui partirà una seconda tranche di interventi di recupero di alcune rocche e fortificazioni nella Valle del Serchio. Direi che è il sintomo di una sinergia possibile tra società ed enti pubblici per un percorso comune di promozione del territorio. Sì, è proprio così. Oggi firmiamo la seconda tranche di finanziamento. Per Arcus è un passo importante perché è esattamente la missione aziendale quella di favorire il restauro e il recupero di beni culturali per riportarla alla fruizione pubblica, reinserirla nel territorio e aiutare anche attraverso questo a un rilancio del turismo culturale, del territorio e dell'economia. Siamo con il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dottor Arturo Lattanzi. Parte oggi con la firma di un'importante convenzione, la seconda, una fase di interventi significativa per il bacino culturale della Valle del Serchio. Nello specifico ci troviamo a Monte Alfonso, ma verranno fatti anche altri importanti interventi. La Fondazione c'è, la Fondazione firma questo protocollo per la seconda volta, sintomo di un interesse particolare, no? Verso lo sviluppo di una strategia di marketing territoriale visto come un vero e proprio crocevia. Diciamo che sin dall'inizio, quando è stata pensata questa iniziativa, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è stata partecipe assieme ad Arcus a questa idea e ha partecipato concretamente. Le fortezze della Garfagnana, non solo Monte Alfonso, le Rucole e altre, rappresentano indubbiamente un'identità di valore unico, per cui la Fondazione Cassa di Risparmio ha ritenuto doveroso partecipare a valorizzare tutta questa nostra ricchezza. La Garfagnana è ricca di tutte queste cose che ricordano, le fortezze sono senz'altro un pezzo importante. Allora, siamo con il senatore Andrea Marcucci. Senatore, è appena stata sottoscritta una seconda importante convenzione, un secondo passo nel percorso di recupero delle rocche e delle fortificazioni della Valle del Serchio, un percorso fondamentale, importante, anche nell'ottica poi di un marketing territoriale che rappresenterà un passo successivo in questo senso. Sì, la storia di questa valle è una storia nei secoli di divisioni fra stati che si combattevano, Lucca
Firenze, gli Estensi, Malaspina, e questo ha lasciato delle tracce importanti che per troppo tempo sono state dimenticate e trascurate. In realtà le divisioni di una volta possono essere l'unità e la ricchezza di oggi, e questo progetto, con un numero consistente di milioni di euro, ad oggi se ne aggiunge 1.100.000 circa, e ha proprio questa logica: le divisioni diventano unità, si recupera il patrimonio architettonico e culturale e lo si utilizza per un lancio complessivo di questa valle, di questo territorio, in termini economici e turistici. Quindi credo una grande giornata, una grande occasione, 6 interventi aggiuntivi ai tanti che sono già stati conclusi fino ad oggi.